proprio un anno fa, ad aprile, avevo fatto il video Pinnacoli pendenti verrà distrutta da un meteorite. Purtroppo così non è stata, perché la Epic Games è stata molto brava a fregarci, ma alla fine il meteorite colpì Dusty Devot. Ma questa volta vi assicuro che Pinnacoli pendenti e Corso Commercio, ma non gliene frega niente a nessuno, verranno distrutti. Quindi direi 10.000 like per tutti questi leaks e soprattutto andate nello shop e supportatemi come un creatore col codice OctiPFI. È un codice molto breve e molto semplice. E vi ricordo che se mi mandate le foto su Instagram vi reposto tutti. Trovate il link in descrizione. Ci sono moltissime cose importanti, quindi seguite il video fino alla fine perché veramente, veramente ne vedremo delle grosse. L'Epic Games stavolta si è superata. La prima cosa che andremo a vedere in questo video è che Picco Polare sta diventando sempre più distrutta. Eccolo qua, bam, vi renderete conto di quanto sta diventando sempre più crepato il ghiacciaio. E fidatevi, se andate a vedervi qualche video vecchio, il ghiacciaio non aveva tutte queste crepe. Le vedete? Tipo tutte queste cose strane, queste linee qua, non le aveva. Se andate a vedere qualche tempo fa, non era assolutamente così. E adesso sta diventando sempre di più così. Poi possiamo vedere delle nuove novità. Nuova Shadow Bomb trovata nei file di gioco. Vediamo l'immagine, non si sa che cosa sarà questa super fighissima Shadow Bomb. Non so quale sarà il principio di funzionamento, perché voglio dire, le granate a gas fanno fumo che danneggia il nemico, quelle invece fumogene fanno fumo che ti fa scappare. Cosa fa questa? Boh. Vedremo cosa sarà inventata l'Epic Games. Ditemi voi cosa ne pensate, cosa pensate che farà. Poi qua ci sono dei tipo evento Grumpy, evento Happy, evento Sneezy. Ora io non posso farvi sentire questi audio, perché di solito far sentire gli audio di cose che devono ancora uscire ti fa buttare giù il video, quindi sinceramente no. Ma andiamo alle cose proprio concrete. Andiamo a quelle che sono le immagini sia di Tilted, ossia sia di Pinnacoli, che di Ritterrò, ossia Corso Commercio, completamente distrutti. Si sa infatti che il vulcano erutterà alla fine della season, mentre noi saremo distratti a vedere un'altra cosa che poi vi svelerò. Partiamo da questo video qua che mostra come sarà Pinnacoli pendenti completamente distrutto. Cioè, guardate qua che roba. Chiaramente io non so come sia stato ottenuto questo effetto. È stato fatto da una pagina appunto di data miner. Qua vedete la torre dell'orologio con pezzi di lava un po' dappertutto e vedete che ci sono mucchietti di terra, tutto completamente distrutto. Qua lo rivediamo da un'altra prospettiva. L'albero stranamente è ancora in piedi. Vabbè, qua altri mucchietti di roba completamente distrutto e sommerso nella lava. Mi dispiace per Pinnacoli, mi dispiace che sarà così. Completamente distrutta, da quelli che vedete sono dei lapilli del vulcano, molto probabilmente. A confermare ciò, nel trailer della modalità appunto endgame si vede questa strana costruzione che ricorda tantissimo Pinnacoli. Adesso io non so se l'avete visto il video, io non l'avevo visto perché quando sono entrato su Fortnite mi è apparsa una schermata nera e poi bam, direttamente qua. Quindi io non l'ho mai visto il video, l'ho visto dopo, quindi adesso direi di andarlo a guardare tutti insieme e a notare quella che è appunto Pinnacoli distrutta nel background di questo trailer. Vi ricordo, questo è il trailer appunto della modalità endgame. Guardate bene. Come vedete qua c'è Thanos con tutti i Chitauri e dietro si vede quella che è la torre dell'orologio completamente distrutto. Qua vediamo delle scale, probabilmente un giocatore che aveva buildato. E qua invece si vede l'altro edificio, quello dietro, diciamo. Chiaramente questa è solo una teoria, ragazzi. Però vedete, ci sono i lapilli in fiamme. Vedete che qua c'è proprio un ammasso di roccia. Poi gli alberi completamente distrutti. Cioè, sembra proprio fuori Pinnacoli completamente distrutta. Guardiamo il video, c'è appunto Thanos che arriva, stringe il guanto. Si vede più e più volte questa struttura, eh? E qua vediamo i nostri supereroi. Con la musica al massimo, tra l'altro. E Thor, Fish Stick, bellissimo. Cosa ne pensate di questo trailer? A me sembra fighissimo. Qua vediamo l'immagine della torre dell'orologio completamente distrutta. Questa è la torre dell'orologio di Pinnacoli, Clock Tower, infatti, è il nome del Flow. E noi diciamo goodbye a questa super torre che ci ha accompagnato nei secoli dei secoli. Qua vediamo un'altra struttura di Pinnacoli completamente distrutta da un meteorite. Invece qua vediamo una struttura di Corso Commercio, anche quello colpito dai lapilli del meteorite. Qua un'altra immagine di Pinnacoli. Chiaramente nel video si vedeva un po' sicuramente meglio. Qua
un po' così, boh, City 001, boh. Ma noi interessa quello che è l'evento proprio in sé dell'eruzione e purtroppo a quanto pare noi ce lo perderemo questo evento. Perché? Come sapete le rune stanno avanzando man mano e siamo già arrivati alla terza runa che è comparsa nella discoteca della Yonder Town e si è spostata appunto attivandosi nel bunker lì con i 5 fasci. Che cosa succederà però una volta che tutte le rune, che non si sa dove saranno queste prossime due rune, andranno a posizionarsi appositamente in questo posto? E poi boh, c'è questo golf cart che sta completamente a metà tra un muro e della... Boh, vabbè. Qua in una delle basi appunto vicine a questo coso c'è tipo una lavagna con scritte un paio di cose inconcepibili, tranne vault che vuol dire tipo bunker. E qua non si capisce benissimo quello che c'è scritto, le cose sono un po' cancellate come potete vedere. Chissà cosa significa tutto ciò. Qua intanto ci troviamo proprio a metà. Come vedete non potete fare nulla qua intorno, sono semplicemente cariche, mancano ancora queste due e poi la portiera si aprirà e vedremo. Beh ragazzi, questo è quanto è stato scoperto. Nel prossimo evento, attraverso i file di gioco, sappiamo che rivivremo la Season 1. Sotto il bunker di sponde del saccheggio si troverà infatti un tunnel che ci condurrà in una sfera a caleidoscopio. Ora io non so se voi sapete cos'è, ma praticamente una volta che il bunker si aprirà, noi tramite questo passaggio entreremo in una specie di super mega sfera rotonda, che è questa cosa qui, che vedete in questa immagine qui, che è una sfera a caleidoscopio. Non so se voi avete presente cosa sia un caleidoscopio, ma questo ve lo fa capire, tipo è una sfera stranissima dove si vedono dentro cose trippose che ti fanno andare in pappa il cervello. Ecco, noi in questa sfera vedremo delle immagini di Fortnite, ma non delle immagini qualsiasi, immagini della Season 1. Infatti continuiamo a leggere. Nei file di gioco si sente la musica della stagione 1. In questa sfera, mentre ci sarà un'eruzione vulcanica, vedremo la vera mappa. Quindi mentre fuori ci sarà l'eruzione vulcanica, noi vedremo la vera mappa. Vi ricordate come l'evento del cubo, che quando è esploso noi siamo andati in quell'universo parallelo e dove c'era la farfalla che poi ci girava intorno eccetera, e quando siamo tornati sulla mappa bam, sponde era completamente cambiato? Ecco, stessa cosa qui. Probabilmente noi finiremo in questo super tunnel tripposo, in tripposo caleidoscopico. Il vulcano erutterà, probabilmente ci sarà magari un video giusto per far vedere l'eruzione, e pam, quando torneremo nella mappa, Pinnacoli, Corso e un sacco di altri posti, tra cui Rifugio Ritirato, dicono che a Rifugio Ritirato ci sarà anche lì un devasto, saranno completamente distrutti. Comunque, tornando a quello che vedremo nella sfera, una mappa senza cataclismi di nessun tipo, e paradossalmente, mentre la mappa starà vivendo la sua probabile fine, noi verremo catapultati in un insieme di nostalgia. Nostalgia nel vedere una mappa tranquilla, senza nessun evento mai capitato. In questa sfera però vedremo ciò che è successo, dalla meteora fino alla sfera, passando per il razzo e per il cubo. Stando ai file di gioco abbiamo scoperto la verità sulla Season 8, il vulcano una volta depositata l'ultima runa erutterà, distruggendo Pinnacoli, Pendente e Corso Commercio, attraverso delle rocce che come da file di gioco verranno espulse dal vulcano ormai in piena eruzione. Queste rocce laviche potrebbero arrivare a colpire il ghiaccio, causando l'inizio dello scioglimento. Infatti, come trovato nei file di gioco, l'iceberg si spaccherà. E qua vediamo varie immagini appunto di quello che è l'iceberg. Vedete, questa è la zona di picco polare, appunto tutta distrutta qua. Anche questo, come vedete qua c'è tipo l'entrata alla grotta e vediamo che è tutta distrutta completamente. Questo non so che prospettiva sia, e questo è uno dei lapilli infuocati di lava che andranno a distruggere probabilmente tutto. Mentre noi staremo con i fazzoletti ad asciugarci le lacrime vedendo il percorso e la mappa di Fortnite, il vulcano erutterà. Riusciremo a vedere prima di tuffarci il bunker le rocce che colpiranno Pinnacoli e Corso e l'iceberg, oppure lo vedremo durante il tuffo nel passato. Un'altra news che possiamo anche vedere dal gruppo di Aiden, dove lui lascia leak ogni giorno, una vita, è come possiamo vedere in Corea è già sbloccabile quello che è il pacchetto inferno nello shop. È acquistabile per il prezzo di 20 euro, se non sbaglio. Sì, 20 euro. E ci fornirà 2500 V-Bucks. Lui dice che è Giappone, in realtà è Corea, vabbè. Inoltre, non so se questa possa essere considerata una notizia o no, perché oggi che uscirà sto video magari sarà già uscita, magari no, ma il secondo set della Marvel che si prospetta uscire nello shop è quello di Guardiani della Galassia di Star-Lord. Infatti sono stati trovati nei file di gioco delle descrizioni, delle emote e delle cose riguardanti appunto Star-Lord. Come possiamo vedere l'ascia del guardiano, poi la descrizione, un'altra descrizione appunto della skin. La skin Star-Lord, lo zaino di Star-Lord e Dance Off, che è il nome dell'emote, con addirittura la descrizione dell'emote. Quindi
molto, cioè al 100%, il secondo set della Marvel che uscirà sarà questo. Come sapete, usciranno ben due set della Marvel, uno è quello di Vedova Nera, invece l'altro è appunto quello di Star-Lord. Io purtroppo non penso di shopparlo. Vedremo se sarà figo o no.